Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è il Consiglio regionale straordinario che si è tenuto questa mattina a Pescara sul piano regionale dei rifiuti, in particolare al centro del dibattito il rischio di privatizzazione paventato da un dossier diffuso dall'ex consigliere regionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Si va verso la redazione di un documento unitario. Piano rifiuti regionale pieno di incognite, a chiedere chiarezza, trasparenza e soprattutto dettagli in merito è l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle chiede una seduta di consiglio straordinaria. Il centrodestra spiega tutte le titubanze riguardanti il presente. Ricordo a me stesso che con il centrodestra, oltre a una serie strabilianti risultati in linea con le direttive europee, partendo da una situazione di emergenza impiantistica, riuscimmo ad arrivare al 43-44% di differenziata, stanziammo le risorse per rimettere a regime l'impiantistica pubblica e quindi i poli pubblici all'interno del quale il privato come da legge può competere. A tranquillizzare sul lavoro in corso è il sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca, che spiega tutte le attività svolte in merito. Nei tempi previsti si riuscirà a ridurre progressivamente la produzione dei rifiuti e quindi a sventare ogni tipo di previsione di impianti di produzione di CSS o di impianti di incenerimento. Il Movimento 5 Stelle aveva già aperto la questione un anno fa, leggendo segnali scoraggianti che alla fine hanno trovato l'appoggio anche del centrodestra e dell'ex consigliere regionale Maurizio Acerbo, che ha aperto il caso sui rifiuti accusando il governatore D'Alfonso di avere un piano già organizzato con i privati e presentando anche un dossier sul caso. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una risoluzione lo scorso anno per l'approvazione del piano regionale di rifiuti, che è stata bocciata da questa maggioranza, e abbiamo scoperto qualche giorno fa che il Movimento 5 Stelle aveva ragione, perché Regione Abruzzo è commissariata per la mancata approvazione del nuovo piano regionale. E noi strilliamo e urliamo da sempre, facciamo proposte, proponiamo soluzioni, ma è tutta e soltanto una questione di volontà politica. Al termine della seduta sono stati votati due documenti, il primo in cui la giunta regionale si impegna a recuperare la materia escludendo la costruzione di impianti di incenerimento dedicati, e il secondo presentato dal sottosegretario Mazzocca, che impegna la giunta a recepire le disposizioni della legge Green Economy con il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Un bambino di 4 mesi è stato trovato morto in casa a Montesilvano. A trovarlo nella culla e a lanciare l'allarme sono stati i genitori, una colombiana e un italiano. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe dovuto a cause naturali ed è possibile che il piccolo sia morto nel sonno durante la notte. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, il medico legale, i carabinieri della locale compagnia e i servizi sociali della ASL, considerato che nell'abitazione, una delle case popolari in via Chiarini, sono state riscontrate carenze di tipo igienico-sanitario. Sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino di Montesilvano, Francesco Maragno, che ha dichiarato: siamo addolorati per la tragedia che si è abbattuta oggi sulla nostra città. La scomparsa di un bambino è un evento drammatico a cui nessuna famiglia dovrebbe far fronte. A nome dell'amministrazione comunale e della comunità tutta esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai genitori e ai familiari del piccolo. Visita presso il Tribunale di Pescara per il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. La visita si inserisce nel piano delle attività messe in campo per analizzare le difficoltà del settore in merito alla carenza di personale. La senatrice Federica Chiavaroli, ad un mese dalla nomina di sottosegretaria alla giustizia, avvia il suo mandato compiendo visite mirate presso i palazzi di giustizia delle diverse province. Dopo essere stata all'Aquila, oggi ha voluto incontrare i rappresentanti del Tribunale di Pescara per avere contezza di quelle che sono le difficoltà più grandi che necessitano di un intervento immediato. Ho avuto l'idea di una giustizia che in Abruzzo funziona ma che ha alcuni problemi organizzativi. Mi sono ripromessa di fare un giro e verificarli sul campo per poi mettere in atto le azioni per poterli risolvere.
Carenza di personale è la prima difficoltà annoverata. Il patto di stabilità ha infatti bloccato i concorsi e oggi 5 sono le scoperture di organico. Mancano i giudici togati poiché troppo costosi per le somme a disposizione. A mancare sono anche i funzionari di cancelleria che ad oggi, grazie a innumerevoli sacrifici, riescono ad offrire servizi. E infine, aggiunge il presidente del tribunale, se non fosse stato per la legge Fornero che ha allungato l'età pensionabile, la situazione sarebbe ancora più grave, infatti l'età media generale è molto alta. Certamente quella della carenza del personale amministrativo è quella che viene segnalata un po' ovunque. Adesso speriamo di poter dare una prima risposta attraverso la mobilità del personale delle province che è prevista nella legge di stabilità e poi verificheremo se è possibile fare altri interventi. Aumentano i componenti del CDA di Saga, la società che ha in gestione l'aeroporto d'Abruzzo. Nella seduta odierna ovviamente si è discusso anche di Ryanair con il presidente della regione D'Alfonso, che si è detto fiducioso sulla permanenza in Abruzzo del vettore low cost, mentre si continua a trattare anche con Bruxelles. Noi vogliamo mettere più Abruzzo da questo punto di vista all'interno della governance di Saga. Salgono a 5 i consiglieri di amministrazione della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Accanto al riconfermato presidente Nicola Mattoscio e i consiglieri Allegrino e Ricci, agiranno due nuovi imprenditori, Emilio Schirato e Stefano Menozzi. E io esprimo un grande riconoscimento per il lavoro che ha fatto il professor Mattoscio con Antonello Ricci, il management principale, e anche Antonella Allegrino. Il consiglio di amministrazione della Saga ha anche approvato il bilancio 2015 con un utile pari a 110.000 euro. Ma noi abbiamo una gestione pregressa che deve essere ancora tematizzata, sottoposta a razionalizzazione, ci stiamo mettendo tutte le energie. Per quanto riguarda il futuro, sono convinto che arriveremo ad un punto in cui ci sarà l'autosostentamento finanziario. Non è domani, non è dopodomani, ma di qui ad un lasso di tempo di 3 anni. Cominceranno il prossimo 13 di giugno i voli operati da Air Valais che collegheranno l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara con l'aeroporto della Costa Smeralda con frequenza bisettimanale. Il volo verso la Sardegna è previsto il lunedì alle ore 15.20 e il giovedì alle ore 7.30, mentre il ritorno sempre il lunedì alle 17.35 ed il giovedì alle ore 9.45. Tempi ristretti per il neonato comitato per il sì al referendum No Triv. L'Abruzzo si fa capofila della battaglia per abrogare la norma della legge di stabilità 2016 sulla durata illimitata della concessione, delle concessioni petrolifere entro le 12 miglia. Vediamo. Ma è soprattutto un referendum simbolico perché significa dire no allo sviluppo legato al petrolio. Quindi non è, si va al di là del quesito, è una scelta veramente politica, un referendum importantissimo. Si è costituito in Abruzzo il comitato per il sì al referendum indetto il prossimo 17 aprile contro le trivellazioni a mare e per abrogare la norma che permette alle attuali concessioni di estrazione e ricerca di petrolio e gas entro le 12 miglia dalla costa di non avere scadenza, così come previsto dalla legge di stabilità del 2016. Per esempio Ombrina Mare resterebbe, anche se adesso attualmente è proibito l'insediamento entro le 12 miglia, resterebbe eternamente sospesa, un domani qualcun altro potrebbe revocare questo divieto e ricominciare da capo. C'è poco tempo per organizzare la campagna referendaria, dicono i rappresentanti del comitato per il sì, contestando la scelta del governo di non dare vita all'election day con le amministrative. Dunque una duplice sfida si apre davanti ai promotori del sì: raggiungere il quorum nazionale e regionale per mandare un messaggio politico chiaro a tutte le istituzioni. Questo è un laboratorio, un work in progress. Ci sono alcune sigle che hanno già aderito, moltissime altre aderiranno nei prossimi giorni, anche i sindacati, altri partiti, associazioni culturali, veramente deve essere la regione intera che si mobiliterà. Ancora polemiche sul piano di riordino della sanità abruzzese, anche l'opposizione è tornata a denunciare la chiusura dei presidi raccogliendo la preoccupazione di molti cittadini. A rispondere è l'assessore alla sanità regionale Silvio Paolucci, che elenca le riconversioni effettuate fino ad oggi. Vediamo. Riordino della sanità ancora tra polemiche e preoccupazioni. A preoccupare la chiusura dei tanti presidi e l'attesa di avere un quadro più confortante per i cittadini che restano destabilizzati dalle notizie che si rincorrono. Il 19 di aprile finalmente il piano che abbiamo presentato sin dal 20 di ottobre del 2020
2015 verrà definitivamente valutato dai ministeri affiancanti e dal tavolo di monitoraggio. Secondo me è un piano che tiene conto di una riqualificazione sia da un lato dell'assistenza ospedaliera, sia della riqualificazione invece della molteplice assistenza territoriale, che invece in questa regione non hanno mai trovato un'offerta adeguata rispetto alle esigenze della comunità abruzzese. L'assessore regionale alla sanità ci tiene a sottolineare il lavoro portato avanti fino ad oggi. Con la riorganizzazione, infatti, ha spiegato, molti presidi sono stati riqualificati con l'obiettivo di specializzare. Abbiamo aperto 5 strutture nuove su tutti i comuni capoluoghi a Santomeno del materno infantile, che finalmente è messo, diciamo, in ordine, in sicurezza rispetto agli standard, la rete STAM e la rete STEN, o ancora l'oncologia donna ad Ortona, un progetto che in nessun'altra parte d'Italia si è riuscito a concretizzare con la nostra velocità, o ancora la Cell Factory a Pescara, curare le patologie oncologiche con la terapia cellulare. Sono tutte novità che hanno voluto in qualche modo riqualificare la rete ospedaliera, che però comportano anche alcune riconversioni, alcuni spostamenti degli operatori. Penso che sia una riforma che eleverà la qualità dell'assistenza, perché migliorerà la casistica e l'esperienza del know-how degli operatori per quanto riguarda l'offerta ospedaliera, ma allo stesso tempo darà lo spazio per un'assistenza territoriale per i fragili, deboli, cronici, che oggi appunto non è soddisfatta. È un fascicolo per appropriazione indebita, per ora senza indagati, quello aperto dalla Procura di Teramo sulla vicenda dei presunti ammanchi su alcuni conti correnti della filiale BNL di Teramo in Piazza Orsini. L'inchiesta scaturisce dalla denuncia contro ignoti presentata già alcuni mesi fa dalla stessa banca in seguito alle prime segnalazioni da parte di alcuni clienti, e da 2 denunce querele sempre contro ignoti di questi ultimi giorni da parte di alcuni correntisti, in particolare pensionati, che, sentiti un legale, hanno deciso di rivolgersi alla magistratura. L'inchiesta della Procura attualmente è solo agli inizi, ma non è escluso che già dai prossimi giorni possano esserci delle novità. E restiamo a Teramo, dove i residenti di via Einaudi, nella zona della Gammarana, tornano a denunciare lo stato di abbandono e il forte inquinamento acustico che dal 2014 non viene preso in considerazione dalle istituzioni. L'associazione Quartiere Gammarana interviene nuovamente dopo richiesta dei cittadini. Questa volta si tratta delle difficoltà che vivono i residenti di via Luigi Einaudi. Che cosa succede? Sì, siamo in prossimità del tratto autostradale che da Colluragna va verso il mare, e le abitazioni che stanno a ridosso di quel tratto vivono una situazione molto molto disagevole per effetto di questo forte rumore che noi chiamiamo inquinamento acustico, dovuto al passaggio dei mezzi a motore che si alternano lungo il tratto autostradale. Stiamo parlando di un doppio senso. Ci sono dei momenti in cui non è proprio impossibile stare sul sito, perché i rumori sono veramente veramente fastidiosi. I tratti che noi abbiamo denunciato, l'avevamo fatto già qualche anno fa, ma non c'era stato nessun tipo di risposta. Siamo tornati nuovamente dal comune come braccio operativo, e devo dire che il comune comunque ha già risposto per l'ufficio preposto. La collega ingegner Cafà ha già mandato una nota all'ARTA affinché intervenga. Aspettiamo fiduciosi che avvengano le misurazioni entro breve tempo, e poi andiamo a valutare, dal momento che quei dati devono essere pubblici e disponibili, quindi ognuno di noi deve avere l'opportunità di andarle a verificare e a controllare per capire se sta all'interno o fuori dal limite e range consentito per la vita dell'uomo. L'aspetto è che ci staranno le elezioni, no? A ognuno di noi farò il mio dovere. Non c'è uno del comune che si affaccia e dice andiamo via Luigi Nau. Questa è la via Gammarana, mo chiamassero via Luigi Nau, non ho capito il perché. Niente, 50 anni non c'è uno che, soltanto quando è tempo di voto, si ricorda di via Luigi Nau. Viviamo con il non diritto a vivere in un ambiente acusticamente non dignitoso, semplicemente in un ambiente acusticamente degno di essere cittadini. Sintesi, la mia amica Clelia, gli abitanti di questa zona, i fondatori storici del Comitato di Quartiere Gammarana richiedono il diritto a vivere, cioè a uscire fuori casa, a non essere costretti a tenere le finestre chiuse. Studenti da tutto l'Abruzzo, come ogni anno, affolleranno il santuario di San Gabriele della Dorata ad Isola del Gran Sasso per la tradizionale giornata dei 100 giorni agli esami, che cadrà quest'anno il 14 di marzo. Intanto, sabato scorso, tantissimi pellegrini hanno pregato sulla tomba del santo nella giornata appunto di San Gabriele.
La festa del santo patrono d'Abruzzo, San Gabriele della Addolorata, celebratasi sabato scorso, quest'anno ha assunto un significato particolare grazie all'apertura nel santuario di Isola del Gran Sasso della Porta Santa per l'anno giubilare della misericordia indetto da Papa Francesco. Migliaia i pellegrini arrivati anche da fuori regione che hanno voluto pregare sulla tomba del santo della semplicità a 154 anni dalla sua morte, per ricevere anche l'indulgenza plenaria. Tanti pellegrini di varie estrazioni sociali, ma accomunati da una grande devozione a questo santo che dà loro tanta serenità, gioia e molte volte dà quella consolazione anche di avere un suo aiuto in alcuni momenti particolari. Qui al Santuario San Gabriele sicuramente la gente può sperimentare la misericordia di Dio che San Gabriele ha sperimentato su di sé e ora accompagna le persone perché possono vivere questa grazia particolare di una trasformazione del cuore, di un rinnovamento della vita cristiana. San Gabriele è il santo dei giovani, oltre che il protettore degli studenti. Il prossimo 14 marzo, come ogni anno, si ripeterà il rito della benedizione delle penne per i 100 giorni agli esami di Stato con studenti che arriveranno nel santuario da tutto l'Abruzzo. Invitiamo i giovani a vivere questa giornata con spontaneità, con la loro giovinezza, con la riflessione, pensando che non solo c'è un esame di Stato, ma c'è la vita, è un esame da affrontare giorno per giorno. Noi lo stiamo preparando cercando di voler accogliere i giovani, di incontrare, di intercettare i loro interessi, i loro bisogni. E pian piano stiamo vedendo che di per sé la penna sta diventando il simbolo di quella giornata, non la penna solo degli esami, la penna con cui scrivere il libro della propria vita giorno per giorno. Al via da domani la terza edizione di Let's Move for a Better World, campagna wellness su scala mondiale al fine di promuovere l'attività motoria e, tra le altre cose, combattere l'obesità infantile. Il Club Interamnia si unisce anche quest'anno a Tecno Gym per la più grande campagna wellness su scala mondiale al fine di promuovere l'attività motoria, contrastare gli stili di vita sedentari e l'obesità infantile. Siamo circa 45 club in tutta Italia a partecipare. L'anno scorso in totale i club che hanno aderito sono 17 nel mondo. Si chiama Let's Move for a Better World ed è la più grande campagna wellness alla terza edizione a livello mondiale. La sfida è molto semplice, invitiamo la città di Teramo a donare la propria attività fisica, i cosiddetti Move. I primi tre club a livello nazionale vinceranno delle attrezzature che giustamente Tecno Gym ha deciso di donare un ente. Noi abbiamo scelto il Convitto Nazionale di Teramo. Testimonial importanti, i piloti Tarquini e Trulli e i nostri altri testimonial Calvarese Giampaolo come arbitro di Serie A e Simone Di Francesco arbitro di basket. Avremo un appuntamento fisso il venerdì con i ragazzi del convitto. Il 6 marzo il Family Day, il Yell of Night è una serata con i DJ in sala attrezzi, Dog Day. E metteremo i nostri cagnolini sui tapirulan. E ora apriamo la pagina sportiva. Domani in campo Pescara e Virtus Lanciano, turno infrasettimanale per la 29esima giornata. Per quanto riguarda il Pescara, confermate le assenze dei vari Crescenzi e Campagnaro che sono in fase di recupero ma ancora indisponibili, così come è ancora indisponibile il capitano Memusciai. Recupera Caprari, che dunque è nella lista dei convocati, lista nella quale manca ancora una volta l'attaccante Andrea Cocco, che per scelta tecnica è stato nuovamente escluso dal tecnico Oddo, che nel seguente straccio della sua conferenza parla di diversi argomenti, parla ad esempio dell'esclusione di Cocco, parla dei complimenti del tecnico Serse Cosmi del Trapani domani suo avversario e torna anche sulle polemiche del post Ascoli. Per quanto riguarda il 9-1 che ha detto lui, l'1-9 che ha detto lui, ma a me sembra che da quando ci siamo messi a tre abbiamo ribaltato la partita, poi fino a prova contraria. Togliendo Coda, mettendoci con Zampano, Mazzotta e Zuparic a tre, e dopo per non fare subito due cambi, perché volevo vedere un po' come andava la partita, dopo 5-6 minuti così ho cambiato essenzialmente il ruolo, cioè nel senso che ho alzato Zampano al posto di Pasquato e ho messo Fondasi al posto di Zampano, continuando a fare fino a fine partita il 3.
non gli se ne può fare una colpa, insomma, lui è un direttore generale, non è un tecnico e quindi magari adesso lo capirà. Cioè, c'è la tabella per cercare di agganciare quelle davanti, c'è la tabella per cercare di consolidare il terzo posto e c'è la tabella anche per cercare di mantenere i playoff, perché sono tutte, nel calcio può succedere qualsiasi cosa. Io parlo della, a me piace parlare in positivo e quindi parlo della prima tabella. Poi se non ci riusciamo, non è che siamo persi tutti gli obiettivi, ce n'è un altro e poi ce n'è un altro ancora. Quindi vediamo cosa siamo capaci di fare. Io credo tantissimo in questa squadra. All'andata mi fece i complimenti, complimenti che gli faccio anche io, perché lui dimostra sempre di essere un bravissimo allenatore e riesce sempre a trovare scamotage ovunque va e a fare bene, perché insomma il Trapani, con il Trapani secondo me, ma assolutamente sì, il Trapani con tutto il rispetto sta facendo un campionato superiore ad altre squadre che magari hanno organici secondo me potenzialmente migliori. Cocco, ragazzi, in due giorni non è che può cambiare molto, eh. Io non faccio scelte in base all'età o alla storia di un giocatore. Per me chi mi dà e chi vedo bene lo porto, chi non mi dà e chi non vedo bene non lo porto e sta a lui cercare di farmi cambiare idea. E parliamo della squadra avversaria del Pescara, ovvero il Trapani di Serse Cosmi. Nella lista dei convocati non figurano Torregrossa e Barilla e non figura lo squalificato Raffaello. Cosmi, che ha speso belle parole per il tecnico Massimo Oddo, che è stato anche suo giocatore, e che ha detto in maniera chiara che giocare a viso aperto contro questo Pescara sarebbe per il Trapani un suicidio. Ascoltiamolo. Giocheremo molto su quello che sono le caratteristiche del Pescara, quello è sicuro, insomma. Le caratteristiche del Pescara sono ben chiare, sono una squadra molto offensiva, una fase offensiva la fa in maniera sembra quasi anarchica, dico sembra perché in realtà poi è un'imprevedibilità nazionale che si basa su delle qualità tecniche di tutti gli attaccanti che hanno a disposizione di un centrocampo e anche tante alternative, anche se devo essere sincero, sono giocatori come Brunusciani, come Campagnaro, sono molto sotto l'aspetto nervoso di questa squadra, sono un po' le guide sia in difesa che a centrocampo di questa squadra, insomma. Quindi conoscendo quelle che sono le loro qualità ci metteremo non tanto in campo tatticamente, ma proprio con un atteggiamento per poter innanzitutto evitare quello che è successo all'andata di giocarsela vis-à-vis, perché giocare vis-à-vis con il Pescara in questo momento per noi sarebbe un suicidio, insomma. Domani allo stadio Sinigaglia di Como, match salvezza per la Virtus Lanciano contro la squadra che chiude la classifica di Serie B, l'ultima della classe, appunto il Como del tecnico Gianluca Festa. Ci sono tre assenze nella squadra lariana, che deve rinunciare intanto allo squalificato Cassetti e poi ad altri due giocatori che sono Madonna e Andre Nacci. Ci sarà chiaramente Simone Andrea Ganz a guidare l'attacco del Como che tra gli altri ha fra i convocati due ex, uno di diverse stagioni fa, ovvero il centrocampista La Camera, e uno recente, ovvero l'attaccante Eric Lanini, che ha giocato nella prima parte di stagione proprio a Lanciano. Ma ascoltiamo come commentano l'attuale momento della Virtus l'attaccante Ferrari e il centrocampista Rocca, proprio a cavallo tra la vittoria contro il Bari e questo match salvezza di Como. Molto bello, anche se non l'ho ancora rivisto, però insomma l'importanza poi è quello che mi dà più soddisfazione, perché insomma è una partita difficile da sbloccare, sembrava molto complicata, invece insomma si è messa molto bene, quindi
insomma siamo fiduciosi, siamo carichi e quando ci si crede poi succedono gol come questi e vittorie importanti come queste. Nicola, la chiave di volta di questa partita qual è stata? Nel secondo tempo l'approccio era stato più convinto del Lanciano, poi il tuo gol in un momento anche particolare, l'ha detto anche Maragliulo, io lo stavo per cambiare Nicola Ferrari, stava per entrare Bonazzoli e invece ha avuto ragione il mister. Ah, è così, come ho detto prima, quando si entra in campo più convinti poi è normale che la testa poi ti permette di fare tante cose. Oggi mi sentivo bene, oggi a prescindere dal primo tempo insomma mi sentivo la gamba, sentivo che stavo bene e quando si sta bene testa e gambe poi può succedere di tutto. Sì, tantissima sofferenza, però siamo contentissimi, adesso siamo settimo cielo va bene così, è giusto così. Siamo in un momento euforico, adesso ci godiamo questa giornata, questa serata, da domani voltiamo già pagina e pensiamo a preparare la prossima partita col Como. No, beh, è sempre bello giocare contro assieme a giocatori di esperienza perché possono darti una mano, possono darti dei consigli. Io ho approcciato la partita come l'approccio normalmente, anche se gioco magari con Mattia che ha un anno in meno di me, che è giovane, e cerco sempre di dare il meglio e di metterla la cattiveria giusta. Ed ora alla Lega Pro è arrivata la sentenza della Corte Federale d'Appello sul giudizio di rinvio da parte del CONI per la vicenda Savona-Teramo. Ebbene, sono state riviste le penalizzazioni al Teramo, sono stati ridati sostanzialmente 3 punti, è stata dimezzata la penalizzazione, mentre invece al Savona dei 6 punti di penalizzazione ora ne sono rimasti 4, 2 appunto ne sono stati restituiti, per cui questa è la classifica che andiamo a vedere con il Teramo in particolare, che sale a quota 31 punti, era a quota 28, dunque si stacca sempre di più dalla zona diciamo così pericolosa, zona play-out, e scavalca il Pontedera che invece di punti ne ha 30, il Savona resta comunque all'ultimo posto ma può sperare un pochettino di più dopo questa restituzione dei punti. Teramo che peraltro ieri ha perso una ghiotta opportunità, era sulla carta un match difficile, lo ha dominato il Teramo contro la Maceratese ma alla fine è arrivato solo un punto. Ascoltiamo il tecnico Vivarini. Abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio, insomma, negli ultimi 30 metri siamo arrivati diverse volte a tirare in porta e purtroppo gli episodi condizionano sempre il risultato della partita. Poi c'è stato l'incidente a fine primo tempo che avrebbe ammazzato un elefante, però la squadra ha dei valori importanti, ha una qualità importante, sa stare in campo. Abbiamo cambiato subito assetto nel secondo tempo, abbiamo spinto un po' più sulle fasce e penso che il risultato del pareggio ci sta stretti perché sicuramente meritavamo qualche cosa in più. Ed ora nel prossimo servizio facciamo il punto di quanto accaduto nell'ultimo weekend in Serie D. Dopo il pari beffa subito in casa del Monticelli, il Chieti dimostra di essere in grande ripresa e lo fa stendendo con pieno merito il Fano, terza forza del campionato. Prestazione di grande solidità per la squadra di Umberto Marino, che ha lavorato ai fianchi marchigiani per poi piazzare l'1-2 risolutivo nella ripresa con Dos Santos, che si procura rigore ed espulsione del difensore Torta per poi trasformare la massima punizione, e Nicola Fiore che chiude anzitempo i conti. Vittoria che contribuisce a riportare un po' di sereno al termine di una settimana agitata dalla querelle tra Chieti Calcio e Comune per la vicenda del bando per la gestione dell'Angelini. A distendere gli animi ha contribuito anche l'idea del patrone nero-verde Pomponi, che ieri ha inaugurato il nuovo montacarichi che permette a persone affette da disabilità di poter accedere alla tribuna dello stadio. Fa festa anche l'Avezzano, che dopo 4 giornate ritrova la vittoria e lo fa a spese della vice capolista Matelica, che paga l'assenza di Esposito e i pochi stimoli di una rincorsa alla San Benedettese compromessa nella sconfitta dello scontro diretto. Ma questo non sminuisce affatto la bella prova dell'Avezzano, che ha trovato un nuovo asso, Lorenzo Di Curzio, autore di una sontuosa tripletta. Cresciuto nella Fiorentina, l'attaccante classe 96 è ripartito dalla Marsica per dare slancio alla futura carriera. Un giocatore sul quale il tecnico Luca Carelli può contare per i prossimi delicati impegni. Delle prossime 6 gare, 5 sono scontri diretti a partire da domenica a Pesaro.
Passo falso per la Miternina, che cede nella ripresa sul campo della Recanatese. Nell'anticipo il San Nicolò ha inflitto una cinquina che ha fatto precipitare le cose nel Giulianova. Gelsi e Pisano si sono dimessi, il presidente Serraiocco valuta il da farsi, ma ora mette in discussione anche la sua permanenza in seno alla società dopo le ultime forti contestazioni. Diciamo che fare calcio diventa difficile, fare proprio il calcio. Se non deve rimanere nessuno, dal direttore sportivo al direttore generale, non deve rimanere nessuno, perché la piazza pensa di poter prendere le decisioni della società ogni qualvolta c'è qualche difficoltà, la difficoltà ci sono, è tanto, siamo ultimi. Ma se non facciamo quella tutti insieme, penso che Giulianova non è che quest'anno rischia di andare in eccellenza o già è in eccellenza, rischia che il calcio non esiste più. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.